Il Minotauro è un essere mostruoso della mitologia greca. Ha la testa di un toro e il corpo di un uomo, e la sua casa è il famoso labirinto di Cnosso, sull'isola di Creta. Venne rinchiuso in questo luogo dal re Minosse, che fece costruire un labirinto da Dedalo e Icaro per rinchiudercelo dentro. Ogni 9 anni il re Minosse faceva portare da Atene 7 giovani e 7 fanciulle da dare in pasto al Minotauro. Fu Teseo ad uccidere la bestia, ponendo fine a quel crudele sacrificio da parte di Atene. Ma come è nato il Minotauro? Sulla nascita di una bestia del genere c'è lo zampino di Poseidone. Il dio del mare aveva infatti donato un toro da sacrificare al re Minosse. Ma una volta inviato il toro, egli decise di non sacrificarlo e lo tenne assieme al bestiame. Per vendicarsi di questo affronto, Poseidone manipolò la moglie di Minosse e la fece innamorare dell'animale. Fu proprio da questa strana unione che nacque il terribile Minotauro.